Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questa nuova puntata di Nintendare Incallito. Oggi volevo giocare a un gioco nuovo e fare un gameplay un pochino diverso e quindi ho scelto di giocare a Splatoon, uno dei giochi in rivelazione creati da Nintendo per Wii U. Devo dire che è un gioco fantastico, ci ho giocato un sacco di ore e mi piace tantissimo, specialmente perché puoi scegliere l'arma, si possono scegliere i percorsi su cui giocare, insomma praticamente tutto quanto. Si può giocare online con gli amici oppure si può giocare anche in single player con una modalità in single player con una modalità singola e fare dei percorsi un po' così contro i nemici che sono gli ottaviani. Poi comunque vedrete nel gioco un po' come funziona se non avete ancora giocato. Purtroppo io, avendoci già giocato, non vi farò vedere tutto quanto sin dall'inizio. Io avrò già delle armi che magari voi non potrete acquistare sin da subito, però sicuramente poi in futuro potrete. Quindi entriamo subito e vediamo com'è questo fantastico gioco. Eccoci qua. Benvenuti al notiziario di Coloropoli, cari calamari. Ciao, siamo le Sea Sisters. Praticamente ogni volta che voi entrerete nel gioco verrete avrete il benvenuto di queste Sea Sisters, che praticamente sono le Sea Sirens, scusate, che sono le pop star di Coloropoli, e praticamente faranno il notiziario e vi diranno quali sono i percorsi del giorno, perché ogni giorno cambiano i percorsi, e quali sono, magari c'è stato l'aggiornamento e così via. Quindi andiamo a vedere quali sono le notizie. Ecco, esatto, questo qua è l'aggiornamento. Eccoci all'aggiornamento. Sono disponibili nuove armi. Allora, c'è il secchiostro, centrifuga, idrante CM. Ok, e basta. Quindi bisogna... poi, vabbè, vi farò vedere... Scusate. Vi farò vedere i diversi negozi che ci sono, i diversi negozi di vestiti che possono cambiare, che so, le statistiche, quanto si è veloci nel nuotare nell'inchiostro, o ad esempio nelle armi ci sono alcune, come potete vedere, che hanno una gittata maggiore, una ricarica minore maggiore, praticità e così via. E poi ci sono anche le armi secondarie e l'arma speciale, che praticamente le potrete usare dopo un po' che giocate l'arma speciale, se no l'arma secondaria la potrete usare sempre, basta che caricate l'inchiostro. Abbiamo apportato delle modifiche a Splatoon per migliorare l'esperienza di gioco. Perfetto. Per saperne di più visita il sito ufficiale Splatoon. Allora, adesso questi qua sono gli scenari delle partite amichevoli, quindi sono le partite un pochino più semplici che faremo oggi. La prima è Cime Sogliolose. Ok. Poi il Villanguilla, questo qua non l'ho ancora provato perché fa parte del nuovo aggiornamento. Ovviamente questo qua sarà un pochino più difficile perché essendoci l'acqua, quando si tocca l'acqua praticamente si muore e quindi non sarà abbastanza un percorso abbastanza complicato. Ok, perfetto, quindi questo qua poi sono gli scenari delle partite pro, che è la Serra di Alg, che a me piace un sacco. E poi c'è il Ponte Sgombro, che anche questo qua è un nuovo percorso che non ho mai provato, poiché non ci gioco da un po'. Perfetto, alla prossima gentili spettatori, perfetto. Ok, allora, questo sono io. Mi sono fatto un po' un look così, poiché sono per ora i vestiti, gli accessori migliori che ho. Comunque adesso andremo a dare un'occhiata. Partiamo da sinistra, che è il negozio di scarpe di Gamberto. Ovviamente tutti i nomi saranno molto particolari, quindi non vi stupite. Allora, Gamberto, salve. Allora, quelli con esaurito vuol dire che li ho già.
Dopodiché vediamo se ce n'è uno buono. Allora, vedete, come potete vedere in alto c'è un'abilità, no? Ad esempio questo qua è per me abilità, quindi ad esempio quando si cammina sull'inchiostro nemico si sarà meno lenti di quanto lo si sarebbe di solito, no? E praticamente poi questo qua è l'abilità principale. Mano a mano che giocherete assieme, voi guadagnerete punti, quindi salirete di livello, e i punti che guadagnerete andranno anche a migliorare gli accessori, no? Quindi come potete vedere, questo qua ad esempio è un accessorio di livello 1, questo qua è di livello 2 e questo qua è di livello 3, e dipende da quante abilità secondarie vi darà. Quindi ad esempio voi, che so, salite, fate salire di livello questo qua, e assieme al salto al buio avete, che so, impermeabilità o gittata bombe, e sono tutte quante abilità secondarie che potrete sbloccare andando avanti nel gioco. Poi ovviamente sono casuali, non le potrete scegliere voi, però se le volete modificare dovete andare da un personaggio molto losco che fa tanta paura, che ha tipo la testa da riccio e che si trova in una parte un po' nascosta della città, e poi lì potrete modificare quale abilità secondaria di un accessorio che avete, e potrete diciamo migliorarla. Poi il prossimo sono i vestiti di Medushik. E praticamente come potete vedere qua ci sono anche qua vestiti di diversi tipi, diversi come si può dire, stili e così via. Ognuno ha le proprie abilità, come potete vedere al di sopra si vede anche la marca, che comunque non è molto importante, però comunque è per dare un senso ancora più reale al fatto che state acquistando vestiti veri e propri, e avendo pure una marca. Il prossimo è il negozio di accessori, e praticamente qua è sempre la stessa storia, no? Ci sono diversi accessori, ognuno ha la propria abilità primaria e secondaria, e così via. E qua, questo qua è uno dei negozi più importanti, è quello delle armi. Come potete vedere io ho un... non mi ricordo come si chiama quell'arma, comunque è una versione deluxe di un'arma che esiste, che è color argentata, quindi si riconosce anche dal colore. Adesso lui ci dirà che abbiamo sbloccato nuove armi, quindi qua dice: ti vedo in gran polpa, ci sono delle nuove armi che puoi comprare col tuo livello. Ora hai abbastanza esperienza per provare un nuovo set, secchiostro triplo. Che praticamente è una nuova arma che è stata inserita, che funziona ad avere proprio secchio, e lo si può caricare per riuscire a per riuscire a coprire un'area maggiore. Il secchiostro triplo è un secchiostro in grado di attaccare da tre diversi angoli nello stesso tempo. I singoli colpi non sono molto potenti, ma ciò viene compensato dall'ampio raggio di azione. Come vi dicevo prima, ogni arma ha le proprie statistiche, quindi voi avrete la possibilità di scegliere qual è la migliore per il vostro stile di gioco, e vedere se magari avete bisogno di una gittata maggiore perché volete giocare da lontano senza fare un attacco diretto, oppure se preferite una gittata minore ma una potenza maggiore per giocare direttamente faccia a faccia con l'avversario. Quindi dipende un po' dallo stile di gioco che voi volete adottare. Dopodiché dice la fiala tossica, questi qua ad esempio sono come si dice, le armi secondarie che quest'arma possiede. Quindi l'arma secondaria è la fiala tossica, e l'arma speciale è la bolla scudo, che rendono questo set ideale per chi vuole lottare con tutte le forze. E non è tutto, ora puoi usare anche il mio set Splatting Atanica Deluxe. Lo Splatting Atanica Deluxe è sostanzialmente una normale Splatting Atanica decorato con la cimice e il Kraken. Il Kraken è un'ottima arma speciale, poiché ci si trasforma in un Kraken e si riesce ad attaccare senza aver il problema di camminare sull'inchiostro nemico e senza ricevere alcun danno, il che lo rende davvero speciale. Ovviamente per poco tempo, quindi dovrete cercare di riuscire a dare il massimo in quei pochi secondi in cui potrete usarlo. Non è tutto, ora puoi usare anche il mio set secchiostro deluxe. Il secchiostro deluxe è un normale secchiostro decorato con il logo del fabbricante. Attiva il muro di colore, che è molto comodo per difendere i propri punti strategici, no? Ad esempio dove mettete il radar, che vi permetterà di tornare esattamente a quel punto senza che ci sia qualcun altro che sta giocando in quella zona lì, e trovo che sia molto utile per difendere quindi le zone più importanti
tematiche sono quelle dove ci si rigenera dopo che si è stati uccisi. Quindi attiva il muro di colore per prendere tempo fino al momento giusto per il potentissimo Kraken di cui vi ho già parlato. Se sfruttato al massimo, questo set è molto efficace e ti permetterà di creare strategie diverse dal solito. E non è tutto, ora puoi usare anche il mio set idrante. L'idrante è uno splatling ideato per assaltare il territorio nemico con un mare di inchiostro. Tuttavia, tempi di ricarica lunghi, ecco, questo qua ad esempio è molto importante perché se vi piace lottare molto faccia a faccia con il nemico, i tempi di ricarica dovranno essere abbastanza veloci, poiché non è una bella cosa rimanere tantissimo sotto l'inchiostro, poiché alcune volte magari vi possono scoprire e senza che voi me ne accorgete vi uccideranno, quindi non è il massimo, però ovviamente i tempi di ricarica magari sono non un punto così negativo se utilizzate armi a lungo raggio, così voi siete nascosti nel vostro punto alto e non avete paura di essere attaccati immediatamente. Con le bombe splash l'arma secondaria può respingere i nemici che si avvicinano troppo. Il Calama Radar, ecco quello che vi dicevo prima, ti dà efficace sostegno dalla retroguardia per dedicarti all'attacco senza esitazioni. Quindi praticamente il Calama Radar serve, come vi ho già detto, per andare direttamente a quel punto magari dall'altro lato del percorso e anche per far vedere che c'è un nemico nei paraggi. E non è tutto, ora puoi usare anche il mio set secchiostro centrifuga, un nuovo tipo di secchiostro che ti farà letteralmente girare la testa. Il secchiostro centrifuga funziona con lo stesso principio del cestello di una lavatrice. I colpi sono molto potenti e con la rotazione impressa dalla centrifuga l'inchiostro vola ancora più lontano. L'azione combinata del moltiplica bombe, che è molto utile, praticamente quando si useranno le bombe le avrete infinite per un certo periodo di tempo, il che è molto utile. Genererà un vero turbine di inchiostro. E non è tutto, ho anche sbloccato il rullo di carbonio, io adoro i rulli. Il rullo di carbonio deluxe è un rullo di carbonio decorato dal designer professionisti. Con i rulli è dura colorare la strada davanti a sé. Ma il moltiplica bombe e le bombe a ricerca ti aiuteranno. Le bombe a ricerca sono molto utili, perché voi basta che le lanciate anche da quando siete nascosti nell'inchiostro e quella bomba va direttamente a cercare il nemico ed esplode quando è abbastanza vicina, il che la rende molto utile. E ovviamente il moltiplica bombe vi darà la possibilità di sparare tante bombe a ricerca quante ne volete. Potrai avvicinarti velocemente e colpire, ottimo per chi ama gli attacchi lampo. Ho sbloccato anche il mini splatting logo. Il mini splatting logo unisce il perfetto bilanciamento del mini splatting a un nuovo set di armi. Lancia le fiale tossiche dalle retrovie per sconvolgere i piani dei tuoi avversari. Sfrutta la bolla scudo, che è molto utile perché non si viene attaccati insieme agli alleati, bla bla bla. Ho sbloccato anche il triplete B, suppongo che sia D, no, mi sa che è D. Il triplete D è una versione decorata del normale triplete con le stesse caratteristiche. Assieme all'arma principale ci sono la cimice, che è utile per attaccarla contro i nemici, e il potente turbinator, che praticamente crea dei tornado che per un certo tempo ne puoi spalare illimitatamente, che andranno a colpire anche molto lontano. Si tratta di un set di grande finezza, bla bla bla. Ho sbloccato anche il Blaster Lunar. Mamma mia quante ne ho sbloccate. Il Blaster è un Blaster Lunar con un aspetto leggermente modificato. Le bombe splash e il moltiplica bombe sono molto utili. Ok, ho sbloccato anche il secchiostro Triplo Master. C'ha le bombe a ricerca e il Calama Radar che vi ho già spiegato. Poi c'è il Blaster Elite, che ha le bombe a ricerca e il Turbinator. Il Tinturicchio Master ha le bombe a splash e il Turbinator. Poi il Bimba Boom 14-11, c'è il Karma Radar e le fiale tossiche. Poi il Blaster a distanza CM, bombe splash e il Kraken, che è molto utile. Il Marker Neo ha le cimici e il Kraken, quindi è abbastanza buono. Poi c'è il secchiostro centrifuga Neo, una nuova versione, cimice, e ha il Turbinator.
Ok, oh, finalmente abbiamo finito. Ah, quindi queste qua sono tutte le armi. Ovviamente io ne ho sbloccate tante. Quindi più avanti si va, più costeranno. E in più saranno anche delle armi migliori. Questo qua, ad esempio, il socchiostro centrifuganeo, come potete vedere, ha una città, ha una gittata media, una grande potenza ed è abbastanza leggero, quindi vi darà la possibilità di muovermi abbastanza in fretta. Ovviamente queste qua le sbloccherò quando sarò arrivato a livello 20. Per ora io continuo ad usare la mia arma, che mi piace un sacco. Vediamo se riesco a trovarla. Ecco, io adoro i rulli. Adesso questo qua probabilmente me lo comprerò. Ovviamente il problema è che non ha una gittata molto lunga, quindi se volete attaccare lontano non è molto utile, però è molto veloce perché lo potete continuare a pitturare mentre camminate, ovviamente un rullo. E in più con le bombe a ricerca e moltiplica bombe sarà molto utile per gli attacchi lampo. Vediamo se riesco a trovare quella che ho io. Questo qua è un richiamo all'NZAP della NES, mi sembra. Quindi è molto carina per i nostalgici. No, non lo trovo perché probabilmente è più avanti tra quelle che ho già comprato. In questo caso sono quelle che devo comprare. Va bene, quindi adesso che abbiamo visto tutti i negozi, qua è il riccio di cui vi parlavo. E lui è praticamente, se avete quelli lì che vedete in alto a destra vicino alle monete, se li date a lui, che come potete vedere li mangia, quindi è abbastanza triste. Come potete vedere, infatti, quello lì ha paura, e trema tutto, però sono molto utili per far cambiare le armi, oppure potete anche far aggiungere uno slot, il che è ottimo per armi che magari sono di un livello minore, che però invece sono molto forti. Bla bla bla, ma se ti muovi troppo. Se andate da lui ogni giorno vi dovrebbe dare delle monete. Ah no, sì, però bisogna prima giocare, quindi mano a mano che salirete livello, praticamente ogni giorno c'è un ci sono è tipo il livello del giorno praticamente, e se lo migliorerete, lui vi darà più soldi. Questo qua è il punto dove si possono caricare gli amiibo. Io li ho tutti e tre gli amiibo di Splatoon. C'ho l'amiibo Inkling calamaro, l'amiibo Inkling femmina, l'amiibo Inkling ragazzo. E sono utili perché vi sbloccano tantissime, come si dice, tantissime missioni in più che comunque potete fare andando qua, che vi porto in un altro punto dove farete le partite giocatore singolo. Bene, quindi direi che abbiamo parlato abbastanza, e possiamo andare a giocare, quindi io farò le partite amichevoli. Vuoi partecipare? Sì. Ovviamente dipende da quanti giocatori ci sono online, dovrete aspettare di più o di meno Ecco, esatto, cioè adesso ad esempio ci sono tantissimi giocatori online, quindi sono stati aggiunti immediatamente. Adesso qua, ecco, ogni giorno ci saranno i percorsi che vi fa vedere quando accenderete il gioco. Ognuno avrà la propria fazione, io sono l'arancione e gli altri sono gli azzurri. E basta, qua si inizia a sparare a raffica. E praticamente l'obiettivo è di colorare la maggior percentuale del percorso, come si può chiamare. Ecco, quando scendete, se premete... Ups, non mi verrai, forse. È da un po' che non ci gioco, quindi dovrete avere un attimino di pazienza. Io sono uno che tende a colorare con precisione, quindi prendo un po' più tempo per colorare per bene in giro. Più che altro perché poi è utile Ecco, era X di cui era. Sì, X di cui vi parlavo praticamente. Mentre siete giù, se prendete X potete fare un salto. Ecco, ad esempio adesso ho bloccato il turnip.
Ah, se poi premete R sbloccherete il Turbinator, che è molto utile. Ecco, adesso l'acqua sale, che significa che si sarà meno percorso. Ecco, ad esempio con questo qua basta selezionare il punto che si vuole e andrà praticamente a creare un tornado. E vai. Urca, manca solamente un minuto, dobbiamo andare a colorare il più possibile. Devo ricaricare. Ovviamente ricaricherete anche nuotando nel vostro inchiostro, quindi è ancora meglio. Vai. Poi ovviamente non andate sempre da soli, poiché certe volte è meglio stare assieme ai vostri amici, così c'è qualcuno sopra. Ai 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 ai. Ecco fatto, abbiamo finito. Adesso qua fa vedere la mappa e darà la percentuale totale dell'inchiostro colorato e vediamo un po' chi ha vinto. Oh, abbiamo vinto noi con 45,2%, 881 punti. E in più ognuno guadagnerà 881 punti più un bonus di 300 punti perché siamo i vincitori. Poi qua si andrà a vedere quali sono stati i migliori. Io sono stato migliore perché ho guadagnato ben 1061 punti. Come potete vedere, quelle sotto lì sono le mie... la mia attrezzatura, e praticamente andando avanti giocando le potrò migliorare. Ok, ovviamente ogni vittoria, come potete vedere sotto le monete, vi farà guadagnare un punto. Ogni volta che perderete ve ne farà perdere mezzo punto. Quando andrete dal gatto e avrete non volete più giocare, oppure siete contenti con quanto ne avete, si può avere al massimo 10. Vi darà delle monete e, per premiarvi del vostro impegno. Usiamo il Turbinator, lo mandiamo qua. Ovviamente attenzione a quando usate le armi speciali, poiché se siete vicino a una zona nemica, se vi attaccano mentre selezionate cosa fare, può darsi che vi uccidano prima che riusciate a usare l'arma. Colorare in piena libertà. Le armi a lungo raggio come questa qua sono molto utili perché vi danno la possibilità di colorare anche in spazi più in alto di dove siete voi, così potete colorare ancora di più. Ecco i punti dove ci sono le griglie. I punti dove ci sono le griglie voi potrete nuotarci e passare attraverso, così che potete andare più velocemente. Ecco, hanno sparato anche loro un tornado. E così che potete passare velocemente da un punto all'altro. E vai. No, ma l'hanno uccisa! Ho splattato, non uccisa. Ma porca, c'era miseria, io che l'avevo splattata.
vedete nell'inchiostro si va veramente molto 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 veloce. E dai! Cazzo la miseria! Visto, andato sopra con il rullo è molto utile, perché basta andare sopra e si splattano i giocatori. Madonna, 33 secondi. No! Lo stavo uccidendo! Porcaccia la miseria! Ecco fatto. Mi sa che stavolta abbiamo perso. Ok. Perché ci mette così tanto? Ok. Eh sì, mi sa proprio che abbiamo perso. Mamma mia, anche di un bel po'. Ben l'8,3% in meno. Sono un sacco di punti, sono 200 punti in meno. Però comunque sono stato il migliore, quindi a me va bene lo stesso. Ottimo. Olè, avete visto la maschera paintball adesso migliorata, quindi mi dà una seconda abilità che è difesa, quindi è ottima. Perfetto, giochiamo ancora. Farò un po', giocherò ancora un pochino, magari solamente questa partita e poi basta. Come potete vedere abbiamo perso, ho perso mezzo punto, quindi invece di 1 adesso sono più 0,5. Ovviamente non si va in negativo, quindi è una cosa positiva. Devo dire che Cime Sogliolose è abbastanza complicata come, è abbastanza complicato come percorso, quindi è un po' difficile. Speriamo che mi capiti un altro. Ok, perfetto. Villa Anguilla questa. Mi era piaciuta prima. Molto colorata. Perfetto, siamo verdi oggi. Adesso. Gli altri hanno solamente 3 giocatori. Che peccato. Probabilmente una si è disconnessa quando è iniziata la gara. A me piace un sacco la musica. Ai 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 ai! Allontaniamoci, perché se si viene, se si sta in mezzo a un tornado è un disastro. Si viene uccisi immediatamente. Ok, usiamo il tornado qua. Olè. Guardate dove lo mando. Olè. Uccisi due. Uccisi entrambi, sia io che Enzo, povero Enzo. Allora, dai, coloriamo. Oh no! Non pensavo di cadere. Che sfortuna. Dai, dai, andiamo ad aiutare i nostri amici che hanno bisogno di una mano qua. Sarebbe bello magari se dopo una gara potessero tipo inserire un modo per... Vai, lanciamo. Oh, l'ho lanciato per fortuna prima di essere ucciso.
Ok, adesso vi mostro, basta che si clicca su un altro personaggio sul pad e si viene automaticamente trasportati. Ecco. Oh. Colonare, colonare, colonare! Oh, qualcuno ha lanciato... No, qualcuno ha lanciato un tornado all'ultimo secondo. Mi sa che abbiamo perso anche stavolta. Porcaccia la miseria. Oh no, però abbiamo vinto di poco. 7,2% in più. Ottimo, sono contentissimo. Vediamo come sono andato. 1200 punti, mamma mia, tantissimo. Beh, poveretti, loro avevano anche un giocatore in meno. Però sono stati davvero bravi. Ottimo. Sono davvero contento. Ok. Anzi no, non volevo fare un'altra partita io, a dire il vero. Però vabbè, la farò lo stesso. Cavolo, abbiamo un livello 50. Deve essere davvero bravo. Speriamo di capitare con lui. Io, poiché ci sono tantissimi nomi cinesi, giapponesi, insomma, con la scrittura orientale, cerco tipo di, per capire in quale delle due squadre va, di dare un significato a quei simboli lì. Quindi ad esempio a livello 50 dirò che è una 2T, una di seguito all'altra. Vediamo in quale pista giochiamo. Oh, bene bene, sempre Villanguilla. Doppia T. Non è con noi, mamma mia. Mi sa che abbiamo contro di noi un livello 50. Bello l'azzurro, stupendo. Mi piace un sacco l'azzurro. È il mio colore preferito, il mio colore preferito. Però uno dei colori che propongono qua, che mi piace ancora di più, è un azzurro misto al blu. È un azzurro leggermente più scuro. Mi piace da morire, davvero. Ogni volta che gioco un quel colore divento matto. Perfetto, abbiamo un'altra persona, due persone che hanno il tornado oltre a me. Dai dai, coloro, coloro, coloro. Ok, tornado pure io. E vai. Penso che anche i muri colorati continuano come... No! Porcaccia la miseria! Usa il Terminator, porcaccia la miseria! Il Terminator è forte per davvero. Ovviamente con pad, quello di più, si possono mandare anche dei messaggi. Ecco, ad esempio tipo con me o... Esatto, in alto è con me, sotto è grande. Così si possono dare dei messaggi agli altri giocatori per tipo chiedere aiuto o così via. Ai, c'è qualcuno che mi chiede di mira. Ai. No! Sono caduto nell'acqua, non l'avevo visto! Ah, ecco, potete anche notare chi ha la tipo la maggioranza, non so bene come si può dire, perché i calamari in alto sono più grandi o più piccoli. No, qualcuno mi ha beccato. Adesso ad esempio noi siamo praticamente in maggioranza perché come potete vedere abbiamo i calamari un pochino più grandi. No! Ah, sono un disastro in questa partita. 10 secondi. No, abbiamo perso sicuro. Abbiamo perso sicuramente. Eh sì, guarda, avremo tipo il 20%. No, beh, non il 20% però. Beh, dai, non abbiamo perso di tantissimo, di 5,8%.
E non sono stato il migliore, infatti, perché sono morto tantissime volte. Beh, noi avevamo anche uno abbastanza debole, un livello 8. Non sto dicendo che i livelli più bassi sono più deboli, però in genere tende ad essere così. Oh, ancora costa. Mi continuo a confondere perché è da un po' che ho smesso di giocare alla Wii U e sto giocando all'Xbox. E i tasti sono invertiti, la A è sotto e la B è sopra. E quindi penso di cliccare la B ma clicco la A. Vabbè, vorrà dire che faremo un'altra partita. Speriamo che vada meglio. Ok, sempre lo stesso percorso, della verità. Che fantasia, ragazzi. Perfetto, siamo rosa. E loro sono gialli, bene, io rosa del giallo. Andiamo. Olè. Mandiamo il Turbinator qua, il tornado. Mi continuo a confondere col Turbinator e il tornado. No! Uffa, salta poco! Da dov'è che ci sono attaccando? Ecco, quando avete questo cerchio attorno, ad esempio, vuol dire che vi hanno localizzato, che loro possono vedere dove siete, vi hanno localizzato in pratica. Non si capisce, il livello dell'acqua si alza, si abbassa. Si abbassa. Faccio, mamma mia, neanche a salire per i muri ce la faccio. Qualcuno qua, c'è qualcuno qua. Brutto, cattivo, io trovo a poco uccidere le cose. No, ci ho ucciso lui. Vabbè, mi sa che abbiamo vinto noi. Vediamo. Oh, no, del 5,3% in meno. Porca c'è la miseria. E vabbè, sono stato migliore almeno, dai. Ok, quindi qua saliamo. Ok, cavolo, 30.000 punti sono tantissimi. Sono a due terzi per salire a livello 20. Perfetto, quindi stavolta clicco no grazie, usciamo. Ok, adesso andiamo a parlare con il gatto, così vi faccio vedere che mi dà qualcosa, anche se pochissimo, però mi dà qualcosa. Ha raggiunto la valutazione accettabile, ecco 100 monete, che è davvero poco, però vabbè. Vi darà anche un paio di consigli che però non servono a molto. Adesso vi voglio far dare un'occhiata qua, che è dove c'è la parte giocatore singolo, no?
Ed è praticamente una zona tutta. Come potete vedere, io qua l'ho già finito perché ho il capitano qua, come si chiama, non mi ricordo neanche come si chiama, e l'ho battuto. Però ovviamente queste missioni speciali qua mi daranno la possibilità di sbloccare diverse cose, no? Dipende anche da se riuscite a fare tutti gli obiettivi. Praticamente combatterete con questi giustissimi colpi, quelli colorati di arancione vi daranno qualcosa in più, o ad esempio tipo alcuni sono tipo nascosti, infatti questi Meratonsa mi hanno dato un sacco di ecco, questo qua io lo detesto. Caviale, ecco come si chiama, non mi veniva il nome. Alcuni punti sono nascosti, quindi vi consiglio di darvi un'occhiata in giro. Qua ovviamente è il primo livello, quindi ve lo faccio vedere molto 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 velocemente, però voi che sarete alle prime armi, comunque avrete anche armi meno aggiornate delle mie, sarà leggermente più difficile. Prima quindi vi consiglio di macchiare, di colorare tutto il perimetro, e poi come potete vedere potete passare a colorare direttamente la parte interna. Attorno abbiamo già preso tutte le scatole, quindi possiamo passare al prossimo punto. Ecco qua, vi consiglio di usare le bombe, no? Così lui si gira e voi le uccidete. Visto? Facilissimo. Ci sono molte zone, quindi piano piano. Ok, lui, stessa tecnica, così. E lui, pazzo, perfetto, qua sotto non c'è niente. E via, prossimo giro. Ovviamente quando vi sparano lì dietro fate attenzione, perché vi può fare del male. Qua c'è un pacchetto nascosto, che è lì sopra, quindi basta colorare un po'. Eccolo lì, vedete? Olè. Così si sale e si prende. Questa qua era un pezzo di mappa che io ho già preso, quindi non me lo fa riprendere. Perfetto, prossimo punto. Questo qua vi darà un'armatura che sono molto utili perché vi renderanno più forti, no? E in più guadagnerete anche dei punti in più se riuscirete a tenerla fino alla fine. Questo qua è quello che si sblocca dopo che avete preso la chiave, quindi poi potete tornare indietro. Fatto la chiave di sopra, quindi potete vedere. Oppala! Torniamo subito dove eravamo prima. Ecco qua, si entra e si salta. Questa qua è la parte finale. Ovviamente dovrebbe essere un pochino più difficile. Dovrebbe riunire tutto quello che avete fatto nei primi percorsi, nelle prime parti. Così in teoria dovrebbe essere un pochino più difficile. Perfetto, basta quello lì, ci vado dopo. Ecco, la trappola, una trappola. Ecco, quando venite colpiti basta che rientrate nel vostro inchiostro e vi riparate. Poi qua basta sparare a raffica e si prende il luminotto, non mi ricordo neanche più come si chiama. E questa qua è, come potete vedere, il mio era un po' tipo fatti di paglia, poiché è solamente uno di prova, poiché io li ho già fatti tutti. Va bene, quindi torniamo al...
A Coloroppoli e direi che ci possiamo salutare qua. Vi ho fatto vedere la maggior parte delle cose che si possono fare qui a Coloroppoli. Ecco, ad esempio, qua c'è un aggiornamento: dopo un certo orario cambieranno i percorsi. Benvenuti al notiziario. I percorsi saranno per le partite amichevoli periferia urbana, che è molto carino, e pista polpo skate, che mi piace un sacco. Spero che vedete la piattaforma qua a sinistra, se riuscite a prendere quella parte lì riuscirete a sparare dappertutto e quindi se avete un'arma a lungo raggio dovreste conquistare quel punto lì. Gli scenari per le partite pro sono la raffineria e il campeggio Totan, che è molto simpatico come percorso. Perfetto, quindi niente di particolare. Ci sono un paio di percorsi in più di quelli che abbiamo menzionato prima. E basta, non so cos'altro farvi vedere. Dai, vi faccio vedere come funziona migliorare, cambiare le armi con lui. Si chiama Ricky. Si possono ritirare gli ordini, che io non ne ho, oppure si possono aggiungere degli slot, ad esempio. Quindi queste armi le hanno tutte al massimo, quindi non. Che so, ad esempio, volete quest'arma qua, no? Il visore Octoling, che lo si guadagna battendo tutti i livelli della modalità storia che vi stavo facendo vedere. Praticamente qua io gli posso dire aggiungermi uno slot a questo oggetto qua, e invece di essere un livello 2 diventerà un livello 3. Perfetto. Io clicco di no, torniamo indietro, perfetto. E poi un'altra cosa che lui vi può fare, sempre al costo di uno di quei robini lì, se che so, voi vedete lui, vi piacciono le sue scarpe, anche se a me non piacciono. Cliccate X e vi darà la possibilità di ordinare uno dei suoi vestiti. E questa qua è un'ottima cosa perché alcune volte alcuni vestiti alti di livello sono abbastanza difficili da trovare. Questi qua mi pare che non sono riordinabili, mi pare. Infatti non in vendita poiché fanno parte della sezione storia. Troviamone, ecco, ad esempio, vedete, io qua potrei richiedere di ordinare uno di questi oggetti che effettivamente sono abbastanza buoni, e potrei decidere di ordinarne uno, dopodiché bisogna aspettare un po' e appena terminerà il tempo di attesa potrete andare a ritirare il vostro ordine là. Basta, non so cos'altro farvi vedere. Qua, ah sì, qua non c'è niente di particolare. Se salite qua sopra, questa qua sono le partite uno contro uno, quindi multiplayer locale. Qua ci sono le CC Rans, come potete vedere, che le potete dare un'occhiata proprio come delle star che vivono in una casa tutta trasparente. E basta, niente di particolare. Direi che quindi possiamo terminare qua. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di lasciare commenti su consigli, domande, opinioni, se vi stanno piacendo questi video gameplay, se volete qualche gioco in particolare vedrò, magari se ce l'ho oppure lo comprerò. Lasciate anche opinioni, tutto quello che volete, insomma, ve l'ho già detto. Vi ricordo di iscrivervi al canale Nintendo Incallito per altri fantastici contenuti e consigliate il canale a tutti i vostri amici, così diventeremo sempre di più. Ciao! Ah, ragazzi, mi sono dimenticato di chiedervi una cosa. Ho messo un post nella parte discussione, se andate a vedere nel mio canale, però nessuno ha risposto, nessuno ha guardato. Volevo chiedervi, perché è già da un po' che ci rifletto, se dovrei aprire una pagina Facebook, sempre chiamata Nintendo Incallito, su cui posterei, che so, immagini nuove, tutte le nuove notizie, link a video che mi piacciono, tutte cose, insomma, riguardanti il mondo Nintendo e il mondo dei videogiochi in generale, poiché insomma è da un po' che non vedo degli iscritti e vorrei arrivare a 100 entro il primo anno di attività del canale, che dovrebbe essere più o meno per fine febbraio, inizio marzo, non mi ricordo. Comunque, quindi volevo chiedervi se sarebbe una buona idea, se vi piacerebbe se io aprissi una pagina Facebook, così che magari potete seguirmi anche lì, e potrei essere anche un pochino più attivo. Insomma, fatemi sapere tutto nei commenti. Ciao.